Gran Premio di Macao, ultimo giorno, sezione motociclismo. Le qualifiche c'è stato un morto giovedì, un pilota portoghese, poi fra l'altro anche venerdì durante la sezione Touring Car c'è stato un altro morto. Adesso tutte le sezioni sono terminate, che è l'ultimo giorno, anche la Formula 3 ha finito un'oretta fa e adesso c'è il motorbike. C'è stato un altro incidente anche oggi, proprio qua sotto, ma non fatale, un piccolo incidente, nel Formula 3. Io qui sono sul terrazzo dell'istituto, sotto ci sono diverse persone che stanno guardando il Gran Premio da questo spot, che non è ideale, non è come il rettilineo, ma non paghiamo nulla, ci ritiamo gli 80 euro per sedere nello spot principale dove c'è il rettilineo e la partenza. Nel frattempo si può notare ancora Casino Gran Lisboa. Quell'edificio lì storico è l'ufficio, si chiama ufficio monetario, di studi monetari. Anche lì c'è un fantastico terrazzo dove c'è questo signore che guarda il Gran Premio. Ecco qui le gru pronte in caso di incidente, praticamente ce ne sono varie ad ogni curva. Ne un'altra anche là. Interessante, abbiamo avuto questa opportunità di vedere il Gran Premio da una posizione non di privilegio ma neanche pessima. Questo fra l'altro è l'istituto, il terrazzo dell'istituto. Thank you.
questo è il secondo piano dell'istituto, c'è un open space, ora è domenica, chiaramente non c'è nessuno, è tutto spento. Andiamo a fare una ripresa da sotto. Ecco qua il piano terra, un altro open space. Questo è il mio ufficio, adesso l'aria condizionata è spenta, fa un po' caldo. È un ufficio molto spartano. Il portatile non c'è, poi c'è questa macchina desk, questi bookshelf, tre finestre da cui insomma entra un po' di luce, ma sono molto scuri. La lavagna dove si sta lavorando, condizionatore. Ecco qua l'ufficio. Qua c'è l'open space per gli studenti. E qui siamo al terrazzo da sotto. Interessante circuito cittadino. Vediamo l'ultimo giro.